Entra nella chiesa degli artisti tra gli applausi il feretro di Maurizio Costanzo, lacrime e commozione tra i presenti. Molti sono amici e colleghi di una vita, ma c'è anche una piccola folla di spettatori per i quali il giornalista era quasi un familiare. Tutti gli dobbiamo qualcosa, da quel salotto ci siamo passati tutti. Il Costanzo Show era la vita, era un duplicato, una continuazione della vita. Ah, ci vediamo da Costanzo, ti dicevano le persone per strada. Per me se n'è andato un fratello. Sì, gli ho voluto molto bene, gli sono molto grato per averci lasciato con le sue parole un verso che a noi non sarebbe venuto in mente. Se telefonando ti potessi dire addio, ti chiamerei Maurizio. Un uomo amante della conoscenza, intelligentissimo, fortunatamente lo suo amico, e un uomo di una veramente generosa e gentile umanità. Gli voglio molto bene, gli ho voluto molto bene, è una persona che alla quale sono molto riconoscente per tutto quello che ha fatto. Quindi siamo venuti a salutarlo perché lui se lo meritava, era sempre una parola buona per tutti. Si è chiuso il sipario, ma è finito solo il primo atto, dice il parroco Don Walter Rinsero. In prima fila la moglie Maria De Filippi. L'ultimo messaggio per il conduttore è di sua figlia Camilla, a nome dei fratelli. Ti immaginiamo in paradiso mentre organizzi un talk show con Bracardi al pianoforte, Alberto Silvestri e Luisella Testa dietro le quinte. Continuerai a vivere in tutti noi e nulla di ciò che abbiamo imparato da te andrà perduto. È una promessa. Ti vogliamo bene, papi.